Ed eccoci con una nuova puntata di Blackout, venerdì 6 maggio, io sono Mary dall'altra parte del vetro, con lei che io sopporterò, o viceversa, ma anche, ho detto anche viceversa. Buonasera Mariani! Buonasera! Sempre qui con Blackout, siamo in partenza per questa nuova intervista, un'intervista un po' particolare sicuramente. E dimmi Mariani, cos'è successo? Niente, vai! Sì, mi sento doppia, fighissimo, già qualcosa di paranormale sta accadendo, ma io sono abituata a queste cose con te e la cosa che mi piace di più è che la Mariani non capisce il motivo, ma adesso qualcuno interverrà e ti darà sicuramente una mano. Vi dico chi avremo questa sera: avremo Mauro Breme, che è il vicepresidente pari di un progetto che si chiama Progetto SERP, dopo ne parleremo. Insieme a lui ci sarà anche Daniele Rossi, illusionismo e mentalismo insieme in questa serata, quindi siamo pronti? Ok, allora, per me è un piacere avere qui Mauro Breme. Grazie, ciao a tutti. Benvenuto, e Daniele Ross. Ciao a tutti, sono Daniele. Finalmente vi ho qua, adesso vi sentite un pochettino doppi all'interno, perché siccome questa puntata è già iniziata in maniera molto magica, mettiamola così, quindi adesso sistemeremo, quindi è solo una questione tecnica. Allora, voi fate parte del progetto SERP. Sì, nella realtà. In realtà tu sei il vicepresidente. Ma questo poco importa. Nella realtà il progetto SERP è un qualche cosa che viene dopo. Il gruppo fondato da Lorenzo Righetti, che è presidente, è il PARI, che sta per Paranormal Activity Research Investigation. Mi fa già un po' timore questa cosa, sai? Perché? Ma no, mi sembra molto americana, quindi sono un po'... Ma sì, ma perché evidentemente si è pensati di dare un pochettino... E quindi è stato creato questo nome così un po' particolare. Poi successivamente è stato fondato quello che è il progetto SERP, che in realtà è un contenitore di informazioni e studi fatti comunque in prima persona da noi o altri ricercatori che comunque vengono accreditati ovviamente. Allora, questo non basterà sicuramente una puntata, perché si potrebbe aprire un abisso, no? In tutto quello che state anche studiando o cercando di capire. E può essere corretto questo? Sì, diciamo che naturalmente non basta neanche una vita per poter studiare. Ce ne vogliono di più. Sì, purtroppo sì. Ma che cosa spinge? Partiamo proprio dalla base. Ok, che cosa spinge a capire quello che c'è di fuori, fondamentalmente? Un qualcosa che le persone si continuano a spiegare, se esiste davvero, cioè, che cos'è? Ma che ti ha attirato? L'interesse è quello che diciamo ciò che attira un po' tutte le persone, cercare di conoscere l'ignoto, perché noi lo definiamo più ignoto, non conosciuto, perché parlare di paranormale è un po' un termine un po' abusato a nostro viso, e che non definisce un qualche cosa. Invece, partendo dal presupposto di dire, analizziamo qualche cosa che non è ancora conosciuto, allora si va per step e quindi per argomentazioni, e quindi le argomentazioni spaziano dalle presunte entità così chiamate, piuttosto che dalla possibilità di fenomeni ufologici nelle varie espressioni, quali ad esempio il classico UFO, piuttosto che i pittogrammi, quindi i ciechi nel grano. E quindi uno studio abbastanza approfondito, ma ce ne sono tantissimi, e quindi si va per step per cercare di determinare che cosa ci sia di vero e che cosa ci sia di falso. Io penso che il mistero, che è un po' quello di cui mi occupo io come mentalista, che sono un collaboratore del PARI. C'è una correlazione, no? Anche tra di voi. C'è una collaborazione e c'è un'affinità tra i due discorsi, che è quello del paranormale e quello del mentalismo. Il mentalismo fondamentalmente è intrattenimento, ma essendo un tipo di intrattenimento basato su, così per capirci, detto terra-terra, il mentalismo è simulazione di fenomeni paranormali a scopo di intrattenimento. Esatto. Però appunto questa sua... Esatto, la particolarità, no? Permette, da una parte, ha una doppia funzione. Innanzitutto permette di capire
se dall'altra parte, analizzando dei fenomeni presunti paranormali, il mentalista può essere in grado di capire se c'è un dolo dall'altra parte, cioè se c'è qualcuno che sta facendo uso specifico di tecniche per raggirare o per ottenere determinati fini. Posso citare ad esempio il famosissimo Houdini, conosciuto per il famoso illusionista e scapologo, e lui ha passato parte della sua vita ad esempio a individuare presunti sensitivi che si approfittavano del prossimo per spillare soldi o per... Eh sì, perché alla fine effettivamente è vero, no? Anche nel marketing spesso ci sono illusionisti, siamo un po' circondati da tutto questo, nel quotidiano grande, nella popolazione è un po' un'illusione un po' tutto, no? Anche quando entri semplicemente al supermercato, fondamentalmente le scelte dei colori, certo. È una sorta di... L'illusionismo entra in tutti i livelli, a tutti i livelli della nostra vita. Io ti dico una cosa, una volta mi hanno fatto un esperimento proprio a me per strada, in realtà a tante persone, e credo che quella sia stata una delle forze inconsce più alte di persuasione, tra virgolette, di un marchio, perché queste persone ci hanno fatto vedere un marchio che era poi un marchio che adesso sta spopolando, e ci hanno detto: lo conosci? E ci siamo fermati, no, io a distanza di tempo questo marchio ancora me lo ricordo, poi dopo l'ho visto, l'ho associato, ma hanno fermato migliaia di persone a chiedere semplicemente una domanda: tu questo marchio lo conosci? E a livello visivo l'avevamo penso captato tutti, no? Anche solo una frazione di secondo, anche quello, no? Può essere... Cioè, il contesto che hanno generato, bisognerebbe adesso vedere com'era il... però quanto siamo sottilmente sensibili a tutto però ciò. Però se è stata fatta da professionisti quella pubblicità, era proprio lo scopo di entrare nel tuo inconscio e far restare fissa dentro di te quell'immagine. E ci sono riusciti, penso che ci sono riusciti molto visto, bene, assolutamente, visto che ne stai parlando a distanza di tempo. Noi abbiamo dato una introduzione a quello di cui parleremo questa sera e iniziamo ovviamente Blackout come tutte le radio, manda musica, e noi siamo una trasmissione un pochettino rock, non possono mancare assolutamente Queen, che Daniele tra l'altro mi ha mandato tra le tue canzoni. Certo, è vero? A Kind of Magic. Hai un motivo particolare o proprio perché rispecchia quello che è? Mi piacciono molto i Queen e poi è una canzone che parla di magia. Quindi... Che poi anche il Freddy è un po' magico. Certo, un po', sicuramente sì. Quindi si addice molto a questa serata, ecco. Io quando sono agitata mi... Cade tutto. Sì, tra l'altro io ho un libro che mi hai dato, cioè che io ti ho chiesto fondamentalmente, Daniele, perché stavo già ispezionando il tuo materiale. È uno dei miei oggetti di scena, chiamiamolo così. Sono gli oggetti che uso per i miei esperimenti come mentalista. E li hai portati qua stasera, certo. Ovvio. Perché per mostrarti tu, per mostrare, ma io sono pronta, ma guarda, parlo con Mauro in questo momento. Allora Mauro, non è cattivo, No, lo so, sono un mentalista buono. È un mentalista, dai, tanti mentalisti buoni, dai, su, mettiamola qui. C'è sempre chi esce dalle righe, però al Dani. Però no. Ma, come in tutti i settori. Come in tutti i settori, assolutamente. Mauro, ma da dove si inizia? Cioè io ho un sospetto che in una casa ci possa essere infestata, si può dire infestata? Sì, delle presenze, no. Hai la sensazione di... Allora, infestata lo dice l'italiano meglio, dimmi che è vero. Sì, okay? sì. È vero, ci possono essere delle presenze. Sì. E io ti faccio una segnalazione, perché nel vostro sito internet si possono fare queste segnalazioni, giusto? Sì. Perché ho visto che si possono... Assolutamente. Possiamo anche scrivere eventualmente. E voi cosa fate? Allora, noi siamo un pochettino seri, sono un po' rigidini siamo sotto questo aspetto, nel senso che la persona che ci contatta ci racconta un po' quello che accade e gli facciamo una serie di domande, quindi verbali inizialmente. Poi se
nel tempo, se ci sono ancora delle manifestazioni o così presunte, allora devono compilare un questionario abbastanza lungo, dove noi la parte medica la faremmo appunto avere i nostri medici d'equipa. Quindi chi sono questi medici? Sono psicologi, neurologi, psichiatri, eccetera, eccetera. Ah, ok, perché sì, effettivamente. Per capire un po' il quadro della situazione, certo, della persona, ecco, che ci perché che magari uno appella. Può avere una cosa sua, esatto, no? Esatto, esatto, esatto. Ok, mettiamo che fosse una cosa non da psichiatria. Sì. Sì. Ok. Niente, a questo punto ho analizzato il questionario in tutte le sue parti, comunque, perché è abbastanza complesso. Si prende appuntamento. Se è vicino a noi, quindi nella zona di Lombardia, diciamo, si fa anche un sopralluogo prima di fare un'indagine vera e propria. Se no, se è lontano, come è capitato in centro Italia, allora si parte e quindi si intraprende questa indagine. Wow, cioè io voglio venire con voi, mi portate, bellissimo. Perché no? Quando vuoi ti... No, io vengo. Possiamo invitare. E? Cioè come una... mi sembra un film, capito? E non vedo l'ora di capire cosa sta succedendo. Beh, d'altronde sono cose che solitamente si vedono nei film. Assolutamente. Film americani. Soltanto che nei film chiaramente ti fanno vedere soltanto le parti che vogliono farti vedere, quindi certo, il 90% ma anche il 99% di inventato, e poi non ti fanno vedere tutta la mole di lavoro che invece c'è dietro. Che c'è dietro, c'è prima, durante e dopo. Perché il prima vuol dire andare presso l'abitazione di una persona, quindi noi lo chiamiamo richiedente, e quindi incominciare all'allestimento di tutta l'attrezzatura. E ci vuole un po' di ore. Allora, l'allestimento che cosa consiste? Beh, l'allestimento consiste in una diciamo nell'installazione di videocamere a circuito chiuso. Quindi se ne piazzano in base agli ambienti interessati 5, 6, 8, quanto ne servono. E poi tanta pazienza anche, no? Non tanta pazienza, ma poi tante altre attrezzature. Quindi attrezzature che vengono posizionate dai dittafoni, che sono dei registratori ad altissima sensibilità, fino a delle attrezzature specifiche che registrano le i rumori anche piuttosto che... Ma non soltanto, anche radiazioni e quant'altro, insomma. Ma qualora ci fosse davvero una presenza? Sì. Che cosa si fa? Ah, noi festeggeremo. Se ci fosse ne facciamo festa. Di sicuro. Finalmente abbiamo trovato qualcosa. No, nella realtà è capitato di trovare una presenza? No, ci è capitato, diciamo, quella che noi la definiamo un'anomalia, ecco, perché non abbiamo avuto il tempo di poter determinare con esattezza di che cosa si trattava. Per esempio, qualcuno che respirava come se respirasse alle nostre spalle, ma dietro di noi non c'è nessuno. Questo è stato registrato, ma è stato udito anche a orecchio, quindi è abbastanza interessante. Poi un altro aspetto era una stanza, dove questa stanza è andata in saturazione di odori piuttosto particolari in tempi molto molto brevi, e anche lì non abbiamo trovato la causa. Oppure e sempre in questi locali c'era una sorta di come dire, aria fredda, che non andava mai in temperatura standard, e quindi come se fosse una bolla di aria che rimaneva fredda. Wow, è interessante questa cosa da una parte, però mi viene anche da dire qualora ci fossero delle presenze, no? Perché fondamentalmente si può parlare di questo? Difficile dirlo, anche perché... E come le chiamate? Che nome date a tutto ciò, a questi fenomeni? Anomalia. E basta. Sì. Anomalia perché allo stato attuale non siamo in grado di capire perché come inquadrarle queste anomalie. Esatto. Cioè innanzitutto dovremmo stabilire... Anomalia, giustamente come dice Mauro, è un termine generico che ci indica che c'è qualcosa che non quadra con le nostre conoscenze. Non stiamo dicendo che sia necessariamente paranormale, ma potrebbe essere qualcosa che ha una spiegazione scientifica, ma in quel momento non siamo stati in grado di trovarla. Ma però quello che mi state raccontando, poi correggetemi assolutamente se sbaglio, si parla
di un lato emozionale che è di sensazione, che coinvolge quasi tutti i sensi tranne l'aspetto visivo. Intatto. Non è proprio così. Apparentemente sì. Cioè apparentemente da quello che mi hai raccontato sì, apparentemente si sono toccati tutti gli aspetti appunto anche a livello emozionale, no? E comunque dei nostri sensi, mancano due sensi fondamentali per noi, no? Che sono a livello visivo e il tatto, quindi qualcosa che sentiamo, che sentiamo l'odore, però a livello di mancano quelle due sensazioni che fa parte dell'uomo, sì, fondamentalmente è una delle parti più importanti. Ma in apparenza, perché normalmente chi lamenta appunto queste anomalie spesso vede e sente e a volte mostra anche dei segni sul corpo. Sulla persona, su. Però il vostro compito è quello anche di dare una sostanza, tra virgolette, a questo. Certo, quello che noi speriamo sempre è quello di poter trovare effettivamente quello che viene definito come un qualche cosa di extra, no? Perché noi non siamo scettici, ma non siamo neanche creduloni, ci troviamo a metà strada, cioè accettiamo qualsiasi possibilità, ma deve essere assolutamente oggettivata. Non è facile questa sottilezza che mi stai raccontando. Ti spiego, vediamo se riesco a esprimere ciò che ti voglio dire. Perché a volte ci sono proprio gli estremi, no? Sì. Quindi ci credo, non ci credo, esatto. Vedo, non vedo, è così, non è così. Esatto. Chi fa magari da tanto tempo questo lavoro, penso che abbiate visto di tutto, sì. Sentito di tutto, raccolte testimonianze che non vi saranno mai nuove o certo. Forse lo saranno. Vi trovate cioè essere in mezzo molto anche mente fredda e lucida non è facile. Cioè, ci possono essere quelle. Cioè, essere lì e dire ok, è vero, ho sentito l'odore, ho sentito il respiro, ma non è ancora così. Non è da tutti. Certo, ma anche perché comunque non si può definire qualche cosa di extra semplicemente perché ti trovi, diciamo, nel momento e nel posto giusto. Non puoi dire che è qualche cosa di particolare, semplicemente è avvenuto qualche cosa, ma non c'è stato il tempo di determinarne la causa. A volte gli odori, nessuno ci pensa, ma a volte gli odori derivano da dei problemi elettrici. Certo. Per esempio dei piccoli surriscaldamenti di fili elettrici che okay, possono emettere delle odorazioni anche sgradevoli chiaramente e poi come sono arrivati se ne vanno perché comunque è un surriscaldamento. Mettiamo il caso che arrivate a un punto dove trovate proprio la presenza che si sta anche aspettando, no? Dopo tanto tempo. Certo. Come ci comportiamo qua? È una bella domanda anche perché io sono per bisogna lasciare stare, è una cosa nuova quindi va gestita in maniera ma nuova. Non è facile, io penso no. A chi fa ci vuole molta creatività immagino sì. Noi utilizziamo come molta, le cose nuove con Daniele per esempio utilizziamo molta fantasia, la maggior parte di chi opera in questo settore utilizza delle strumentazioni, noi utilizziamo anche noi delle strumentazioni ma in realtà molta fantasia, perché le strumentazioni esistenti, quelle che si possono vedere anche in televisione nei vari programmi, soprattutto quelli americani, quindi la TAPS che sono famosissimi piuttosto che i Ghost Hunter, Adventures e quant'altri, utilizzano delle strumentazioni che nascono a scopo industriale, vengono convertite poi per un discorso di paranormale, ma in realtà chi ha detto che una manifestazione assorbe una determinata energia? Non esiste uno studio, non esiste un metodo di misura e quindi non è possibile anche tarare uno strumento. Eppure in Italia come nel resto del mondo si vendono strumentazioni apposta per questo settore, ma è una falsità. Le usiamo anche noi, ma le usiamo più che altro per bonificare l'ambiente. Visto che a volte quelle che possono modificare l'ambiente. Ecco, significa capire all'interno di un determinato ambiente in cui si presume ci siano delle manifestazioni paranormali, serve a capire quali se ci sono delle, ad esempio, delle fonti elettromagnetiche.
che in determinati casi possono avere influenze sia sull'umore della persona, possono generare sugli abiti sintetici delle sensazioni, ad esempio di strattonamento, e questo molte volte è capitato in diverse indagini. Il lavoro principale più grosso inizialmente è quello di annullare. Non annullare, perché non si può annullare. Se io adesso io e Daniele facciamo un'indagine in questo studio. Quindi, però tu ti devi rendere conto, c'è la luce, esatto, c'è la musica, esatto. C'è, ma stacchiamo, isolare, stacchiamo tutto, stacchiamo, okay, tutto, isoliamo, okay, okay, tutto. Quindi onde elettromagnetiche teoricamente non esistono, ok? Ok. E poi da lì. Allora qua, se ci può essere una differenza di un qualche cosa, allora possiamo parlarne, ma spesso e volentieri avviene anche un piccolo particolare, che possiamo essere anche in mezzo a un deserto con un diffusore per la musica, un magnete applicato dietro il diffusore, questo innesca lo strumento che legge le onde elettromagnetiche e quindi dà quello che noi chiamiamo i falsi positivi. E rieccoci sempre qui con Blackout su Radio Punto con Daniele e Mauro. Allora, io avrei dovuto mandare un treno, il treno in radio vuol dire una sequenza di almeno due brani, non ce l'ho fatta perché io continuavo a chiacchierare con voi, che tra l'altro se sono entrata con un sacco di domande uscirò con un sacco di dubbi, quindi vi ringrazio per questo. Come noi d'altronde, come voi. Un sacco praticamente di dubbi. Vivete con tanti punti di domanda tutti i giorni, io potrei impazzire, ve lo dico per questa cosa. Va bene, abbiamo toccato un aspetto che ci hai assolutamente illustrato, Mauro, ma dopo un sacco di domande, quindi arriverò di nuovo da te, ma vorrei adesso invece dedicarmi a Daniele. Prego. Prego, una parola qua, prego. Ok, mentalismo, illusionismo, stavamo parlando prima, che cos'è fondamentalmente? Il mentalismo è... Solitamente si dice che sia un ramo dell'illusionismo, in realtà storicamente non è proprio così, con l'illusionismo classico condivide alcune tecniche ma non altre che storicamente derivano più che altro da quello che qualcuno ha definito il ciarlatanesimo, che erano le tecniche usate dai medium, finti medium nel passato, che solitamente erano lo scopo di raggirare il prossimo oppure anche solo fargli credere qualcosa di particolare. Sto pensando ad esempio storicamente a quello che poteva essere l'oracolo di Delfi oppure altre realtà descritte dagli storici, in cui avvenivano dei veri e propri delle tecniche di mentalismo anche verbale, che con il tempo si sono evolute e sono arrivate fino a oggi, ma oggi il mentalismo è fondamentalmente intrattenimento, anche se esistono ancora delle realtà un po', diciamo, di confine, dove qualcuno se ne approfitta. Che è anche lì un'altra linea sottilissima. È una linea sta sottile. Un po' fondamentalmente a quello che è la persona, no? Sta, esatto, dipende tutto dalla persona e diciamo che si fa in fretta a capire dove c'è il mentalismo benevolo, lo vedi insomma dallo tu scopo. Tu che sei esperto, perché una persona se viene raggirata non può saperlo. No, diciamo che è difficile, perché il mentalismo in particolare è una forma d'arte che mescola, quindi come dicevamo, delle tecniche che possono essere manuali, meccaniche, ma sono anche psicologiche e emozionali. Quindi fanno molta leva sui sentimenti delle persone. E quindi da lì si possono creare... Sto pensando ad esempio a quei famosi sensitivi che parlano con i morti oppure leggono il futuro delle persone, ma spesso non stanno applicando altro che delle tecniche che hanno un nome particolare, ad esempio la cold reading, quella che viene chiamata cold reading. Stiamo sfatando un sacco di miti in questa intervista, perché immagino un po' i nostri ascoltatori, un po' tra l'altro mi hanno anche scritto in privato che chi avrebbe ascoltato questa trasmissione questa sera fondamentalmente era propenso a tutto quello che è sicuramente misterioso, dove c'è appunto qualcuno che legge il futuro, invece non è assolutamente così, qua stiamo parlando di cose forse più concrete, di una concretezza che non c'è ancora. Quindi è pazzesco. Come dicevamo, noi ci troviamo nel mezzo.
E quindi trovarsi nel mezzo e analizzare determinate situazioni vuol dire quindi essere aperti a qualcosa di extra, e quindi alla possibilità che ci possa essere qualcosa di più ed eventualmente di inquadrarlo in un quadro della vita più ampio. Però nel contempo dobbiamo essere aperti al fatto che non tutto ha una spiegazione paranormale, ma può benissimo essere qualcosa di razionale, che aspetta solo di essere spiegato nel quadro che già conosciamo. E per questo noi ci troviamo appunto nel mezzo. Nonostante questo, comunque l'uomo è portato a volere continue risposte, certezze. Certo. La curiosità è infinita, non ha fine la curiosità. Oppure anche le coincidenze. Nel vostro lavoro le coincidenze dove le mettete negli aspetti? Ci contattano molte persone, tra tutte le mail che riceviamo spesso si parla proprio di coincidenze. È una delle cose che colpisce di più l'immaginario delle persone. Parlano di numeri che vedono in continuazione anche nel nostro forum. Ecco, parliamo del numero 7, vi spiego perché sembra che effettivamente la maggior parte delle persone, poi l'avevo letto anche in un tuo post che forse tu hai scritto, non mi ricordo. Può essere. In realtà se tu chiedi qual è il tuo numero preferito parlano sempre di 7 o di 3. Sì, solitamente. È una questione di probabilità. Sì. È una questione di, diciamo che il 3 e il 7 sono dei numeri che innanzitutto sono piccoli, cioè se chiedi a una persona un numero è improbabile che ti dica 1850, no. Va sul range da 1 a 10, perché comunque, a scuola fonda piccoli fondamentalmente. Certo. La nostra vita ruota attorno a numeri piccoli fondamentalmente, sì. Le nostre mani sono formate da 10 dita. Ed è certo. Anche per quello il motivo per cui abbiamo un sistema decimale. Il 3 e il 7 poi in particolare, a mio avviso, sono dei numeri che hanno una componente psicologica ed emozionale, appunto come dicevamo prima, molto più forte. Il 3 è legato nella cristianità alla Trinità, ad esempio. Il 7 è quello che viene chiamato il numero di Dio. No, è il numero di Dio, il 7. Beh, anche un po' mistico, il numero 7. È un numero molto importante nella mistica. Tu pensa, non so, però io sono una donna e io un po' di gossip lo devo fare, perché va bene, adesso concedetemi questa cosa. Voi dovete sapere che il rossetto più venduto di Dior, che io lo so per motivi vari, è il 999. Meno male che non è il 666. No. Dipende da come posizioni il rossetto. Dipende da come posizioni, esatto. Il rossetto. Che tu dici, però, no? È particolare come cosa, è uno dei più dei must che c'è. Io credo sia a livello cosmetico, ma io credo che sia un attimo marketing, che fondamentalmente allora può essere che sia è un rosso anche legato a un 999 che è girato fondamentalmente a un 666, quindi per dirti anche lì la causalità dei numeri, diciamo che il 666 è un numero anche questo legato alla Bibbia, e quindi sì, si dice che sia il numero dell'anticristo, così come riportato nell'Apocalisse. Saranno contenti di questi argomenti del nostro capo, tra l'altro. Contentissimo, proprio il capo sta facendo. Ragazzi, se venerdì prossimo non ci sarò più, però sono soddisfatta. Senti Dani, allora, dimmi. Tu sei entrato con una valigia. Sì, una valigetta. Sì, piccolina. Non vado in scena con molto materiale di solito. Fa niente, l'hai aperta. Sì. E dentro ti ho detto, che cosa c'hai? Ho due libri. E io gli ho aperto un libro. Fammi vedere anche l'altro che sì, non mi fido. Eccoli qua. Sono due libri che ho trovato su una bancarella. Beh, è una bancarella nuova. Sono di letteratura americana contemporanea. Non ti voglio proprio ascoltare. Allora sono gli Intramund, cos'è? Una settimana in campagna, ma mi farebbe anche comodo. E La finestra sul cielo. Sei sicuro che li hai presi a caso? Non li hai presi a caso, perché la stessa, guarda, è di intramontabili, guarda, sono gli storici. Sono presi a caso, ma questo non ha la finestra. Una volta fatto l'esperimento ti renderai conto che l'esperimento sarà totalmente casuale, perché dovrai scegliere. Scusate, cioè io vedo una finestra, che questa è una finestra, ditemelo. Dai, Patti, una finestra? Bene. Scusa Dani, questa è una porta, no, è una casa senza finestra.
Quindi, c'era già prima. Quindi questa, guarda, qui abbiamo un chiaro esempio della mente che cerca di trovare una spiegazione. Beh, però, è una caratteristica che rientra nel discorso del paranormale. Ma quanto tra sono stata attenta! Bravissima. Perché la nostra mente cerca di trovare una spiegazione a qualsiasi cosa. Io ma io te lo sto anche dicendo che voglio trovare la spiegazione alla. Cioè la finestra, cioè per me. Che purtroppo non c'è. Mi che dispiace non c'è per te, ma non c'è la spiegazione, purtroppo. Allora, i prezzi. Ti stai illudendo. I prezzi comunque sono uguali, no, sto cercando di tutto e di più, perché io non mi fido. Vabbè, il barcode non lo leggo. Il barcode è anche uguale, quindi era lo stesso libro. Vai. Ok. Procedo con l'esperimento. Posso procedere? Ecco. Ti spiego l'origine di questo esperimento. Sentiamo. Io ho un'idea particolare riguardo agli esseri umani. Anch'io, io credo che siamo tutti un po' come delle isole. Apparentemente siamo tutti separati tra di noi, ma una volta tolta l'acqua ci accorgiamo che siamo tutti uniti. È un'idea molto particolare. A parte che sto morendo di sete, però questo legame, la domanda è: in cosa si può manifestare? Ad esempio a livello mentale. Noi crediamo di essere delle menti separate, ma in realtà un legame potrebbe esserci, anche se poco chiaro. Sto pensando ad esempio a quella che viene chiamata telepatia, che è l'esperimento che vorrei provare appunto con te, Mary, questa sera. Mi porti l'acqua, per favore? Infatti tu sei abituata a queste cose, vero? Ma tu ormai Si abitua mai al mistero, Mary. Sì, vabbè, Dani, ma va. Bella questa, me la segno. Io soffro d'ansia, cioè volevo dirvelo. Grazie, capellone. Scusate, posso bere? Volete l'acqua? Tanto vuoi l'acqua, Dani, puoi dire. Ce l'ho qua. Vuoi l'acqua, Mauro? No, ma qua puoi fare. No, caffè. No, va bene così. Avevi visto una radio dove ci si fa i fatti propri? Perché qua è così. È una radio molto. Sembra di essere a casa. Infatti è una bellissima radio. Bellissima. Come, esatto, la copertina. Come la copertina. Poi c'è anche la finestra. C'è anche la. Ecco, ritornando al nostro esperimento, io vorrei appunto questa sera provare a dimostrare un legame tra la mia e la tua mente. Guarda. Qui ci sono questi due libri. Non viene collegato. È poco raccomandabile. Mariani, ma sai che sei una stronza? Correrò il rischio. Non si può dire stronza in radio. Allora, dovrai scegliere, puoi sfogliarli, li hai già sfogliati abbastanza, ma ti do la facoltà di sfogliarli ancora, e ne dovrai scegliere uno solo. Oddio, perché tu sai già quale sceglierò, io ti odio già per questo. Che palle! Questa cosa mi urta il sistema nervoso. Voi donne credete sempre di avere il controllo della situazione. Io ho sempre il controllo della situazione. Questa non in questo caso. No. Non lo so. Ne hai un terzo di libro? Mi spiace non averne portato un terzo, ma lo so, due è una scelta difficile. Un attimo, capellone, quale scelgo? Dai, però sei proprio. Mariani, quale scelgo? Questo? Sei stata influenzata anche tu. Io avrei scelto questo comunque. Quel libro. Ecco, adesso dovrai sfogliarlo. Tienilo abbastanza alto in modo che io non possa vedere quello che c'è scritto sulla pagina. Dovrai fermarti a una pagina a caso. A caso. A caso. Sono Puoi dare un'occhiata. Per qualche motivo, non so, una parola che ti colpisce o totalmente casuale. Quello che vuoi, l'importante è che tu ti fermi su una determinata. Anche una parola? Sì, l'importante è poi dovrai leggere le prime righe. Però l'importante è. Non è che l'hai imparato a memoria? Tutto il libro? Ma appunto per quello non dovrai farmi vedere il numero di pagina e tienilo abbastanza alto. Fatto. Hai scelto? Ok, allora adesso mentalmente, mi raccomando, leggi le prime 6-7 righe mentalmente. Non le devo pronunciare. No, assolutamente no. Ho capito, io le leggo, però voi dovete parlare intanto perché siamo in radio, quindi Mauro, certo, racconta cosa sta succedendo le prime 6. Mauro farà il cronista. Dai, che no, comunque sono leggere. No, sono righe molto, sono parole, ma sì, i caratteri sono molto grandi, ma poi si fa in fretta. Ci metterai le righe del leggere 3. 4? Sì, 5-6 righe. Ma direi che può bastare anche. Basta, finita. Cioè, come hai capito il libro, quindi. Ecco, io ti faccio una domanda.
a questo punto. Posso cambiare pagina? Io già, tieni il segno, per favore, ma chiudi il libro, in modo che nessuno di noi a questo punto aspetta, possa vedere. Aspetta, faccio la foto. Non si sa mai che... Ok, perfetto. Adesso? Ora io proverò a concentrarmi. Io ho... E cercherò di capire, di visualizzare nella mia mente quello che tu stai visualizzando nella tua mente. Cerca di concentrarti sulle immagini. Ma non riesce perché non mi ricordo. Non ricordi? Ricordi qualcosa di quello che hai letto? Alcune immagini, non tutto. Non serve che tu ricordi perfettamente quello che hai letto, ma almeno le immagini principali. Il senso generale. Il senso l'ho capito. Okay. È importante che tu cerchi di visualizzare proprio la scena e le immagini, come se fosse un film. Ti faccio solo una domanda. Sta parlando di una persona il brano? Sì. È un uomo? Un uomo o una donna? Donna. Una donna. Dammi solo qualche secondo di concentrazione e provo a descriverti la mia sensazione, quello che io vedo nella mia mente. Lo posso aprire? Certo, aprilo pure senza farmi guardare. No, guarda, tanto sono distante. Ok. Ecco, io vedo delle immagini. Vedo una ragazza che deve recarsi forse a un appuntamento. È un appuntamento molto importante. Lei forse si trova a un armadio aperto, un guardaroba, qualcosa del genere. Sì, non sono ancora arrivata a leggere fino a lì, però sì. Ah sì! Di brutto. E lei si sta vestendo di tutto punto. E a questo punto però c'è una sensazione particolare che avverto, che è quella di inquietudine. È disagio. La è mia, disagio. Sì, tutta la vita, sì. Puoi confermare? Sì. Puoi leggere, per favore, così... Non mi piacciono queste cose. Così proviamo a... Mi sai dire anche l'ora? No, vabbè. Parla di orario? Sì. No, quello purtroppo vabbè, no. Cavoli. A grandi linee, purtroppo vabbè, riesco a visualizzare solo grandi linee. Non voglio uscire stamani. Fu la prima cosa che disse la signora Glossberry non appena si alzò. Erano già le 11 e aveva soltanto un pensiero fisso, quello della sera. Per questo se ne andò senza neppure iniziare la conversazione e corse a prepararsi. Voleva essere perfetta per lui, apparire la più bella. Sapeva che trucco e vestiti dovevano sopperire a qualche piccolo difetto di natura. L'abito che si era fatta confezionare stava a pennello. Direi che combacia abbastanza. E direi che... Una parola. Direi che un legame tra le nostre menti si è creato questa sera. Sì, guarda, complimenti intanto perché legare con la mia è un disastro. Primo. No, ma che perché tu pensavi al mare, ha fatto fatica inizialmente. No, c'ha ragione. C'ha le onde e tutta acqua. Stavi pensando a tutt'altro, allora, e ho fatto un po' di difficoltà, però sono riuscito a sintonizzarmi sulla tua frequenza. Perché non lo facciamo con Focus questo giochino? Potremmo farlo con qualsiasi rivista. Ma certo. Veramente? Ma certamente. Un mentalista prova con tutto. Li ho portati per... di solito porto i miei libri per comodità perché... Io voglio provare con perché un altro libro, ma aspetta. Si fa fatica magari a reperire qualcosa di adatto, però ad esempio è un esperimento che si può fare anche in casa, in una biblioteca. Comunque tu sai che questo esperimento, adesso mandiamo il treno perché dobbiamo, lo dovrei fare con quella signora lì, che è dall'altra parte del vetro, con gli certo. occhiali, perché lei è la più... Guarda, tu fallo con lei e è conquistata la Mariale. La più scettica. Scettica. David Bowie con Blue Jean e poi Depeche Mode. Ritorniamo con Blackout, Radio Punto, con Mauro e Daniele. Grazie comunque ragazzi. Grazie a te.